Gentili amiche e cari amici di Spazio Azzurro, ciao a tutti da Rossano Sambo e benvenuti a questo podcast. La morte è un argomento scomodo per la maggior parte delle persone. Questo forse perché siamo le uniche creature sulla Terra che sono pienamente consapevoli della nostra stessa mortalità. Il pensiero terrificante che condividiamo tutti è l'eventualità che una volta morti smetteremo di esistere. Attraversiamo la vita cercando di allontanarci il più possibile da questo pensiero. Man mano che la nostra visione materialistica del mondo cresce in proporzione con i nostri desideri egoici, la scienza demistifica e riduce la nostra esistenza a un miscuglio di sostanze chimiche, sangue e ossa provenienti esclusivamente dal caso. Qualunque cosa evitiamo, tutto ciò che non affrontiamo nella vita accresce le nostre paure inconsce, andando a nutrire i nostri se ombra e amplificando le nostre paure di 10 volte. Tale è il caso della morte. La paura della morte ha il suo ruolo nella nostra sopravvivenza biologica, ma quando permettiamo a questa paura di prendere il sopravvento su tutta la nostra vita, permettere l'esistenza del nostro corpo prima dei bisogni della nostra anima, allora abbiamo un grave squilibrio. Questo è esattamente ciò che sta accadendo nella nostra cultura di oggi. Siamo diventati ossessionati dal prolungare la nostra giovinezza fisica a costi esorbitanti, mentre nel resto del mondo le persone vivono in condizioni di estrema povertà. Siamo arrivati persino ad abusare dei nostri progressi medici. Quando invecchiamo o ci ammaliamo gravemente, veniamo tenuti in vita artificialmente con macchine, tubi di alimentazione, farmaci, tutto per rimandare ciò che sappiamo essere certo. Stiamo sacrificando la qualità della vita per aumentare la quantità di vita. Tutto questo solo per la paura dell'incertezza. Nel mio viaggio personale nel sé e nelle mie esperienze con la morte, ho affrontato, abbracciato e imparato alcune preziose lezioni, di cui sento che trarrai beneficio. Ecco qui alcune di loro. Numero 1. Nel momento in cui sei nato, sei già morto. Lascia che te lo spieghi. Nel momento in cui nasci, c'è una linea ininterrotta tra te e la tua tomba. In effetti, sei davvero sdraiato nella tua tomba tanto quanto sei seduto dove sei. La vita e la morte sorgono reciprocamente. L'inizio e la fine di uno spettro esistono allo stesso tempo. E se ci pensi bene, la principale causa di morte nel mondo è la vita. Non è un caso che nella nostra società esistano due tabù globali che in realtà sono uno solo: il sesso e la morte. Il sesso è il processo attraverso il quale arriviamo all'esistenza, e la morte è il modo in cui lo lasciamo. Il problema è che percepiamo la realtà dalla terza dimensione, quasi come una linea retta. La nostra nascita sembra un evento separato dalla nostra morte. A livello quantico, tutto il tempo si verifica simultaneamente e se potessimo percepire lo spazio quadridimensionale, saremmo in grado di vedere la nostra stessa morte. La vita è un cammino verso il culmine che abbiamo etichettato come morte. Numero 2. La morte essenzialmente ti rende vivo. Può sembrare un paradosso, ma solo attraverso la morte possiamo essere veramente vivi. Il che rende la vita ancora più eccitante. Se sapessi che vivrai per sempre, la vita sarebbe estremamente noiosa e poco interessante. Se sapessimo che tutto è al sicuro e che non ci potrebbe mai succedere niente, quale motivazione avremmo per fare qualcosa? È la natura effimera della vita, la sua impermanenza, che ci dà una prospettiva. La morte rende l'amore e la vulnerabilità gioiosi. O semplicemente ci rende entusiasti per le azioni che compiamo. Ogni volta che qualcosa nella vita ti disturba, chiediti quante persone in passato sono state ridicolizzate, sconvolte, ferite e preoccupate per qualcosa. Dove sono adesso? Dove sono i loro nemici?
Numero 3. La morte ti rende grato. Siamo tutti lupi solitari, in fondo, che lo vogliamo o no. La vita e la morte sono viaggi solitari, pieni di visitatori che incontriamo lungo i nostri cammini. Spesso diamo per scontati i momenti in cui le nostre strade si scontrano con quelle degli altri. Un esempio di ciò può essere visto in un esperimento. Ogni volta che stai vivendo un momento con una persona cara, un amico, un familiare o un amato, fai un passo indietro. Diventa consapevole dell'impermanenza della vita e osserva quel momento con tutti i suoi dettagli, come se stessi vivendo il momento dal futuro. Una volta che quella persona non è più nella tua vita. Questa prospettiva futura del momento presente è uno dei modi più belli di sperimentare la gratitudine per gli altri. Numero 4. La morte è una prospettiva. La morte è alla radice della maggior parte delle paure. Ad esempio, anche la paura di parlare in pubblico potrebbe essere considerata una paura primitiva di essere rifiutato ed emarginato dalla tribù o di rendersi vulnerabili in uno spazio aperto agli estranei che percepiamo come predatori. Ma perché abbiamo così paura della morte? Ciò che conosciamo come morte è solo la nostra percezione esterna di essa. La maggior parte di noi ha paura della morte perché l'abbiamo associata al dolore fisico o abbiamo paura dell'incertezza dell'aldilà. Se ti dedichi a una sufficiente esplorazione di te stesso, ti rendi conto che non sei tu a morire, ma ciò che pensi di essere, cioè il tuo corpo, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, la percezione della realtà da parte del tuo cervello, la tua storia e i tuoi ricordi. Ma quando moriamo, la profonda e pura coscienza immutabile ritorna alla sua fonte originale. Numero 5. Morte e rinascita. Filosofi, figure religiose e pensatori hanno dedicato tutta la loro vita a speculare su cosa succede dopo la morte e se esiste o meno un al di là. Tuttavia, pochissime persone hanno effettivamente chiesto da dove veniamo prima della nascita. Investiamo molta più energia nel risolvere ciò che ci fa paura che in ciò che è già accaduto. La verità è che se comprendiamo l'energia, ci rendiamo conto che nulla potrà mai essere distrutto. Cambia costantemente forma, si trasforma, scorre. La vita è una dimenticanza di questa fonte originaria che è sempre presente dentro di noi e nella morte. Ci viene ricordata ancora una volta quella fonte. Numero 6. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Diamo per scontato di essere vivi perché respiriamo, mangiamo e ci muoviamo, ma questo è semplicemente esistere. Non è davvero sentirsi interamente, completamente vivi. La tua personalità può essere in questo mondo, ma la tua anima non la tocca mai. Molte persone temono la morte perché non si sono mai sentite veramente vive. Non si sono mai sentite piene di estasi e gioia, non hanno mai sperimentato la vita oltre la felicità temporanea o momenti di completa unità armoniosa e beatitudine con l'esistenza. Questi momenti non arrivano mai perché abbiamo troppa paura di correre dei rischi, di essere vulnerabili, di essere autentici e di affrontare l'incertezza. Abbiamo troppa paura di essere vivi. È solo una volta che abbiamo assaporato la vera vitalità, anche per un solo momento, che la morte allenta il suo impatto emotivo su di noi. Se la vita è la polarità della morte, la tua paura della vita sarà proporzionata alla tua paura della morte. Numero 7. La morte è lo specchio della tua vita. La morte funziona come uno specchio. Qualunque cosa a cui tu abbia dedicato la tua vita, qualunque cosa a cui tu abbia dato importanza nella vita, si rifletterà nel tuo momento di morte. Se hai passato la vita a perseguire la ricchezza materialistica, il rispetto egoistico e una vita di piaceri fisici, allora la morte sarà molto dolorosa per te perché dovrai rinunciare a tutto questo. Se invece hai passato la vita a perseguire le tue passioni per l'arte, la musica, a trovare il tuo significato personale, allora
hai assaporato la vita al di là delle sue qualità fisiche esteriori, che la morte non può portarti via. E se hai davvero assaggiato qualcosa al di là del tuo ego, se sei entrato in sintonia con la tua anima, allora la morte non è affatto spaventosa. Sai che la morte è un'illusione esterna, è lo sfondo che contrasta con lo spettacolo della vita. Un caro saluto da Rossano Sambo e arrivederci al prossimo podcast.